è più la soddisfazione per aver agguantato il pareggio, faccio io, mi faccio un'altra domanda. Direi che anche oggi vi siete complicati un po', vi che devo dire? Comunque voglio dire, non è che prendiamo gol per meriti degli avversari, spesso i gol sono nostri demeriti, perché andiamo sotto, l'ho detto ora di là, insomma. È difficile in questa situazione dover sempre fare minimo due gol per vincere le partite. È difficile. Uno perché chiaramente noi facciamo fatica anche a costruire situazioni offensive. Due perché chiaramente l'aspetto psicologico quando vai sotto diventa un macigno. E di conseguenza anche il fatto oggi di aver recuperato la partita è una cosa molto positiva, perché comunque non dimentichiamo che abbiamo giocato con un ragazzo in 99, cioè ci siamo trovati a disputare una partita decisiva senza mezzo attacco, e quindi bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno e non solo mezzo vuoto. Non dimentichiamo che abbiamo giocato mezz'ora del secondo tempo in 10 quando la partita l'avevamo in pugno dopo il pari. Non dimentichiamo che comunque sia nei momenti topici della gara, nei momenti in cui sembra che abbiamo un pugno o comunque siamo in controllo, succede sempre qualcosa di negativo. Colpa nostra? Non lo so. Siamo sfortunati? Non può essere solo questo. Però ci dobbiamo fare un po' più furbi, dobbiamo essere più sgamati e dobbiamo cercare anche, senza buttare la croce addosso a nessuno, di limitare gli errori, perché poi i gol sono spesso demeriti, più demeriti nostri che non meriti degli avversari. Sai, gli infortuni ci stanno, gli errori si fanno, quindi ripeto, non c'è Alessandro lo sa da solo che ha sbagliato, quindi non c'è bisogno che uno deve infierire, era mortificato. Sono stati bravi i ragazzi, insomma, a recuperare la partita. Sicuramente gli aspetti tattici mi fanno arrabbiare di più, perché ci vuole un po' più di attenzione, anche se comunque in quel momento lì la palla l'avevamo recuperata, ecco. Però poi, insomma, episodi del genere in una partita ci stanno, quelli di prendere magari anche un contropiede. Purtroppo la realtà, appunto, è che nelle ultime 7-8 partite siamo andati sempre sotto, sempre. E quindi è una situazione che comunque abbiamo anche cuore, abbiamo determinazione nell'andare a recuperare partite, però poi la spesa energetica, la spesa fisica, la spesa di tutto quello che comporta il dover sempre recuperare una partita pesa. Adesso andate a giocare a Salerno senza Icardi, senza Gakpo. Secondo me oggi io non amo molto parlare degli arbitri, ma non c'è stato un trattamento proprio univoco sulla gestione dei cartellini. Io l'ho detto quanto tempo fa, Domenico? 2 mesi fa? Che feci, esatto, che feci un appello anche a voi mass media, a voi giornalisti, che mi sembrava che ci fosse, senza fare né vittimismo né trovare o accampare delle scuse, delle situazioni particolari contro di noi. Oggi si è verificato di nuovo, a prescindere dall'espulsione di Icardi, giusta, non giusta, non l'ho vista, sicché non so giudicare. Però mi viene in mente l'emblema della situazione in cui Petrovic subisce un calcio al limite dell'area di rigore da Gigliotti, già ammonito, e l'arbitro non verte il fallo. Già ammonito. La gestione dei cartellini non è uguale a livello numerico e a livello di falli per tutte e due le squadre. L'episodio, io ho sempre detto che si può sbagliare, la gestione di una partita mi fa più arrabbiare, punto. E vorrei appunto che, cioè, ma non perché si accampi delle scuse, io non ho mai accampato le scuse, mi prendo le responsabilità quando faccio male, quando faccio bene merito dei ragazzi, però tengo a ribadire che queste situazioni che vanno avanti da tempo bisognerebbe sottolinearle un attimino di più, ecco. Quanto è influita, scusa, l'espulsione di Icardi nella gestione dei cambi? Perché immagino
perché forse avresti fatto molto diversamente. Ma a quel punto lì la partita era da portare a casa, non si poteva perdere, perché se noi perdiamo oggi è un dramma sportivo. Così rimaniamo in corsa, perché tre partite ci giochiamo, siamo quante, 6-7 squadre lì, ci giochiamo tutto in queste tre partite. Se oggi perdiamo noi è dura poi venirne fuori. In questa maniera qua giochiamo ancora per arrivare al play-out, giochiamo per una salvezza diretta e quindi la gestione dei cambi è stata in funzione anche di cercare di portare a casa il risultato e lavorare magari anche su quelle situazioni che potevano portarci al gol del 2-1. Però forse magari potevo aspettare a fare il primo cambio, perché sul primo cambio eravamo ancora con due punti, sono rimasto a tre, ho deciso di rimanere a tre dietro con Benedetti e volevo rimettere a posto il centrocampo di nuovo con il centrocampista in Sergio Ardizzone, però poi loro nei primi 3-4 minuti vedevo che facevamo fatica perché facevano girare molto la palla e tre centrocampisti non arrivavano mai ad accorciare, quindi a quel punto lì ho preferito. Mettermi 4-4-1 e coprire tutto il campo in ampiezza e l'abbiamo fatto bene, insomma, a parte l'ultimo tiro mi sembra di non mi ricordo se di Mogos, di Clemenza, che Alessandro lì ha fatto una bella parata, poi non abbiamo rischiato granché. Ripeto, resta rammarico della situazione dell'espulsione, perché secondo me in quel momento lì la partita l'avevamo in pugno, poi da qui a dire che l'avremmo vinta ce ne corre, però l'avevamo in pugno. Sì, ma cioè, poi bisogna anche vedere i momenti della partita. Sicuramente Simone, che ha fatto un'ottima gara, è stato molto bravo, però ha fatto una sciocchezza, insomma, a quel momento lì, perché sei già ammonito, te la puoi anche risparmiare. Poi, ripeto, se ha fatto simulazione, perché non ho visto l'episodio. No, sono tutti dentro, perché la salvezza mi sembra che si stia abbassando. Sabato ci sarà Ascoli Avellino, ci sono tantissimi scontri diretti, quelle squadre che sembravano salve, tipo il Brescia, perdendo oggi comunque non dorme sonni tranquilli e mi sembra abbia tre partite molto difficili il Brescia, perché a 46 non sei tranquillo. Magari sei già salvo, ma non lo sai oggi. E quindi tutte le partite sono da giocare e quindi anche le squadre che sono in fondo, Ternana e Provercelli, secondo me, tra cui fra l'altro faranno mi sembra anche lo scontro diretto alla penultima, probabilmente una delle due vincendo lo scontro diretto fra di sé, chi vince lo scontro diretto avrà ancora qualche chance, l'altra probabilmente è andata. Grazie.